Voglio fare presente che quando si scelgono i serramenti, quando si scelgono gli infissi, che sono delle parti fondamentali dell'abitazione, bisogna prestare molta attenzione a tanti fattori: la consulenza, il servizio, la reputazione dell'azienda, quindi leggere recensioni in ogni dove o chiedere al bar se si va ancora al bar, fare un po' di telefonate, bisogna informarsi della posa in opera, bisogna informarsi della garanzia. Cioè, le cose sono innumerevoli. Un'altra cosa che si sottovaluta è la posa in opera. La posa in opera, insieme alla sua progettazione, è il 75% del risultato. Inutile prendere una finestra ottima, una finestra magari di una marca rinomata, ma poi montata male. Rimane una finestra ottima, ma non funziona, c'è cioè un buco nell'acqua. Anche farsi abbindolare a volte da adesso le mostre bellissime. Andate a leggere le recensioni di cosa dicono di quelle aziende o chiedete un pochettino in giro. Un venditore ti dirà sempre che il suo prodotto è migliore, anche se vende della robaccia. Un altro che ha già fatto lavoro non ha interesse a dire se ha trovato bene, se ha trovato male. Poi è un discorso di aspettative, cioè che cosa mi aspetto, che servizio voglio. Quando io vado a mangiare la pizza, mi aspetto la pizza. Vado a mangiare la carne, il pesce, mi aspetto quello. Quando vado in un ristorante stellato, mi aspetto la stella. Se vado in un ristorante stellato e non mi aspetto di pagare come in un ristorante normale, se vado a mangiare la pizza, non mi aspetto lo stesso servizio che ho in un ristorante stellato. Quindi quelle che ti raccontano prezzo basso, servizio, assistenza, garanzia, prodotto buono, raccontano delle favole. Io le favole le racconto mia figlia che ha 2 anni, ma noi che siamo grandi non ce le raccontiamo. Quindi discorso prezzo, che è sempre più caro il lavoro fatto meglio, è abbastanza normale, ma dipende sempre dalle aspettative. Se ho delle aspettative basse, mi andrà bene anche un prezzo basso. Se ho delle aspettative medie, mi andrà bene un prezzo medio. Se le mie aspettative invece sono molto alte, io andrò da chi fa prezzi alti, ma che non solo fa prezzi alti, che ha il servizio, l'assistenza, la posa in opera, l'onestà, la storia, stessa partita IVA, non da 2 anni, c'ha i posatori che è gente italiana, che è gente pulita, o conosco qualcuno che ha già fatto il lavoro lì, ha fatto lavori importanti, no che magari fa le palazzine e devo fare la villa, vado da quello che fa le palazzine, o viceversa. Non che devo fare una palazzina e vado da quello che fa delle ville, perché non sarà in grado di servirmi come io voglio. Anche per oggi è tutto. Grazie di aver visto questo video. Se hai bisogno dei nostri infissi, del nostro metodo di lavoro, compila il form che trovi qui sotto e io ti ricontatterò entro 24 ore, perché anche la puntualità, il rispetto degli appuntamenti e degli orari non sono cose così scontate come tutte quelle che abbiamo detto prima, ma sono cose che alcuni le fanno, per alcuni sono fondamentali, per altri sono optional. Ciao da William Bisacchi.